Eviterei, anche se è abbastanza normale, eviterei di fare un caso cocco. Io credo che sia abbastanza umano che un giocatore da cui ci si aspetta molto, che è arrivato con tante aspettative, con tante prerogative, possa trovare un momento di difficoltà in cui, nel momento in cui non riesce a dare quello che può dare. Torreira è un giocatore fortissimo, l'ho lanciato io, ci mancherebbe. È un giocatore fortissimo, un giocatore importante, molto importante, ma è un giocatore di 18 anni che, a mio avviso, e non solo mio ma anche del mio staff, faccio allenamento tutti i giorni, ha passato un mesetto di non propria lucidità mentale. Adesso sta tornando ad essere sereno, sta meglio. Io fortunatamente ho Mandragora in quel ruolo che sta facendo benissimo, Bruno ad Ascoli che sembrava Xavi, e quindi in quel momento, in queste circostanze ho fatto altre scelte. Io dentro di me sto portando avanti un progetto, il progetto che richiede una precisa identità, che è quella di creare un gruppo, perché non è la prima volta che lo dico, secondo me se tu hai delle individualità e del talento puoi vincere le partite, ma con il gruppo vinci i campionati. Noi stiamo cercando, attraverso tanti aspetti, di cercare di creare un gruppo, di far sentire tutti importanti, perché sono tutti importanti, non perché li voglio creare io, cioè se non possono dare non danno. E quindi per far sì che tu possa motivarli devi fare tante piccole cose che a volte sono incomprensibili, al fine di creare un qualcosa di importante. In Serie B ci sono 22 squadre, almeno 18 verranno a fare questo tipo di partita. Perché? Perché ci conoscono, perché sappiamo, tutti sanno le qualità e il valore di questa squadra, e quindi tante partite saranno così. E domani mi aspetto più o meno una partita di questo tipo, cioè di una squadra che cercherà di avere un'ottima organizzazione di gioco, di chiudere gli spazi, stare compatti, corti, e poi cercare qualche ripartenza. Non possiamo e non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare una squadra in questi momenti nei bassi fondi della classifica, perché è una squadra che, ricordo, 2 settimane fa al 32esimo vinceva 3-0 con il Bari in casa. Avenatti è un buon giocatore, ma io continuo a dire che il pericolo più grande siamo noi.